Ok ragazzi, oggi siamo qui inaspettatamente, perché non ve l'aspettavate neanche io in realtà, però ho letto ultimamente un sacco di cose sulla Titan XP. Ce la siamo ritrovata così, è cicciata fuori dal nulla, quindi mi sembra giusto, come sempre, quando esce qualcosa che io devo dire la mia, lo sapete, no? Ok, allora la prima cosa che salta subito all'occhio è che questa scheda è passata un pochettino in sordina, se vogliamo, perché forse nessuno se l'aspettava. Questo è vero, era appena uscita la 1080 Ti, c'era stata la polemica, ah, ma chi ha comprato la Titan X Pascal ha speso 1400 euro o poco meno, il giorno dopo esce la 1080 Ti che va di più e costa la metà, cosa assolutamente vera, però tralasciando il discorso AMD e Nvidia, quindi tralasciando la guerra che c'è tra questi due brand, focalizziamoci un attimo su quello che è successo. La cosa è molto semplice: la Titan X è stata per lungo tempo la scheda più potente che c'era sulla faccia della Terra. La cosa strana è stato il fatto che sia stata sostituita da una scheda da circa la metà del costo, cosa che fino ad oggi non era mai successo in modo così eclatante. Quindi, giustamente, chi si era comprato una Titan X Pascal, insomma, un pochettino si è arrabbiato. Come è giusto che sia. Però ci dovrebbe, secondo me, arrabbiare anche chi ha comprato una 1080 Ti fino all'altro ieri, perché non è un problema il fatto dell'uscita delle schede potenti, perché è legittimo, cioè ogni marchio cerca di migliorarsi, e Nvidia è uno di questi, quindi lo fa talvolta bene, talvolta no. Cosa succede? Che chi aveva la 1080 Ti giustamente si innervosisce, ma non per altro, perché vi è stato detto fino a ieri che la 1080 Ti è la scheda più potente di sempre. Ok, è vero, lo è stata per 15 giorni. Questo, secondo me, è una mancanza di serietà da parte di chi produce queste schede. Cioè, il messaggino Nvidia, ragazzi, qual è? Voi non potete produrre per più di un anno una scheda che, ok, è potentissima, poi ve la autosbaragliate con un'altra scheda che costa la metà. Date 15 giorni di tempo alla gente per comprarla, poi appena escono le schede custom, che uno c'ha un po' l'acquolina in bocca, bam, ne uscite con un'altra scheda che costa altri 1400 euro. E non lo so, non è. Tralasciando il lato etico, perché la mia puntualizzazione era doverosa, non era normale che il marchio Titan fosse così svenduto, nel senso non è mai successo che una scheda Ti superasse una Titan alla sua uscita. E infatti, secondo me se ne sono resi conto e hanno fatto quest'altra scheda. Adesso il problema qual è? Il problema è che questa scheda, ve lo dico prima perché poi tanto lì voi andate a finire, questa scheda non farà abbassare il prezzo delle altre. Le altre sono già scese e rimarranno a quel prezzo. Non c'è motivo per cui questa scheda debba far abbassare il prezzo delle altre. Semplicemente la Titan è sempre costata 1300 euro. Continua a costare così, questa costa 1349, acquistabile sul sito Nvidia. Adesso l'altra domanda che vi state facendo è: ok, costa quasi il doppio della 1080 Ti, vale la pena comprarla? Ve lo dico subito, no. Oh, ecco un po' di statistiche, giustamente anch'io sono dovuto andarmela a guardare perché a forza di uscita continua di queste schede video mi si sta un pochettino friggendo il cervello, ok, come si vede, penso, no? Allora, che succede? Detto in parole povere, la 1070, come vedete, ha 8 GB di RAM, 1080 anche 8 GB, la 1080 Ti è uscita con 11 GB. La Titan X Pascal P, o chiamatela come volete, perché questo pure io dico pure il nome, raga. XP, prima di fatto la Titan X Pascal, perché XP? Cioè, fate casino, una persona normale che guarda, che legge i nomi non ci capisce più niente. Cioè, XP. Se voi cercate Titan XP su Google, vi esce la X Pascal, perché XP era utilizzato per, diciamo, come diminutivo del fatto che fosse X e Pascal insieme. Mo, se voi fate uscire una scheda che si chiama XP, io voglio bene, però la differenza principale tra questa scheda e quella della generazione precedente sono, come vedete, qua sotto, no, scusate, qua sotto, i CUDA Core, ok? Quindi questa scheda ne ha 3840. La frequenza base di clock di 1,6 GHz overclockabile, o almeno dai primissimi benchmark che si sono visti, è stata portata a 1,9 GHz, quindi la scheda ha anche una bella elasticità. A livello di benchmark la scheda va ovviamente meglio della 1080 Ti, perché adesso se andate sul sito Nvidia c'è scritto Titan XP, la scheda più potente di sempre, che è vero per carità, quindi
non posso dire niente su questo. Ha 12 giga di RAM, giusto perché un pochettino andava differenziata. Allora, la cosa qual è? La scheda, secondo me, visto che c'è la 1080 Ti, è più potente. Se andate a vedere i benchmark, questo ve lo tolgo, ve ne accorgete, non è sufficientemente più potente da giustificare la differenza di prezzo. Rimane il fatto che è la scheda a oggi più potente in commercio, anche se la 1080 Ti rimane, secondo me, il best buy, ovviamente, come rapporto tra prezzo e prestazioni per la fascia alta. Non è stato ancora annunciato, ma non credo, almeno personalmente non credo, che usciranno versioni custom, quindi comunque sì, avremo sempre quella col dissipatore base. Se sarà così, anche questo è da considerare, perché proprio in questi giorni sono uscite le 1080 Ti custom, come sapete. Ok, quindi questo vlog praticamente non è una presa di posizione, semplicemente io volevo far notare che a livello etico io in primis sono un commerciante, quindi capisco il commercio e tutto, però non è stata secondo me una bella uscita, perché la 1080 Ti potevano tranquillamente, sottolineo tranquillamente, farla uscire dopo la Titan. Perché è molto semplice, cioè tu così l'hai usata come specchietto per le allodole, hai fatto vedere nei primi 15 giorni che questa è la scheda più potente di sempre, ok, lo è stata per 15 giorni, da chi è stata battuta? Sempre da te. Non è stato carino. Bene ragazzi, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate della scheda, se avete visto qualche benchmark, se pensate di comprarla o meno. Arrivederci al prossimo video.